sta parlando proprio in questi momenti alla nazione. Dario Di Seo ha appena rinnovato l'appello ai 6 milioni di francesi non vaccinati a vaccinarsi e poi ha annunciato che a partire dal 15 dicembre il prolungamento della validità del pass sanitario per gli over 85 e per i più fragili sarà condizionato alla somministrazione della dose booster, quindi la terza dose. Dice Macron: la pandemia non è ancora finita, dovremo vivere con il virus e le sue varianti fin quando la popolazione mondiale non sarà tutta vaccinata. Allora, Cesara, raccontaci come l'hai vista questa giornata. Secondo te qual è? Ma io vedo in questa giornata una pressione fortissima mondiale alla vaccinazione. Vero? Questa è la cosa che mi ha colpito, la posizione dell'Austria con il lockdown riferito ai Novax. Cioè un'intenzione forte di punire, di rendere la vita difficile a chi non si vaccina. Singapore non curerà più, non saranno più date le cure mediche a chi sceglie di non vaccinarsi. Poi quello che ha appena detto Macron, qua è la posizione dell'Italia, che è quella che sta meglio in Europa. Siamo i primi della classe in Europa, come quando i campionati di calcio. Allora, però c'è una notizia che voglio far commentare subito al capogruppo Molinari. Benedetta. Sì, perché proprio oggi il Consiglio di Stato si è pronunciato sulle concessioni balneari, ha deciso che la proroga di queste concessioni sarà valida solo fino a dicembre 2023 e quindi poi ci sarà la gara. Precisa il Consiglio di Stato che dal giorno successivo non ci sarà alcuna possibilità di proroga ulteriore, neanche per via legislativa, il settore sarà comunque aperto alle regole della concorrenza. Allora, Molinari, io sono schierata con i balneari sempre. Cosa significa questa decisione? Perché Mario Draghi ha detto se ne deve occupare il Consiglio di Stato, poi decideremo. Che succede da domani?